Ritenzione vera o ritenzione falsa? Poche persone che non sono addetti ai lavori sanno che esistono due tipologie di ritenzione. Quindi abbiamo la vera ritenzione e una ritenzione falsa. Che cosa cambia tra le due? La differenza sarà che la prima è, come dice la parola, è una vera ritenzione, quindi causata da un'infiammazione, potrebbe essere avuta da tantissimi fattori, come sappiamo già, quindi potrebbe essere troppo allenamento, troppo sodio, poco sodio, troppi carboidrati, pochi carboidrati, comunque le solite cose. La falsa ritenzione succede quando una persona va a perdere della massa muscolare attiva e l'acqua all'interno delle cellule muscolari va a depositarsi nella parte extracellulare, quindi andando a creare questa ritenzione. Quindi questa ritenzione è dovuta da una perdita di massa muscolare attiva. Quando può accadere? Può accadere quando una persona va ad effettuare una dieta drastica. E oltre a perdere peso, oltre a perdere grasso, potrebbe andare anche a perdere della massa muscolare attiva e andando a creare questa ritenzione. Quindi abbiamo una perdita di peso, una perdita di grasso, però ci potrebbe essere presente un aumento di ritenzione. Un'altra motivazione potrebbe essere che la persona va ad assumere una quantità di proteine troppo bassa. Quindi il nostro organismo va a prendere gli aminoacidi dalle nostre riserve di aminoacidi, che sono i muscoli. È molto importante specificare che le due tipologie di ritenzione hanno bisogno di due approcci completamente diversi, proprio perché la loro hanno cause completamente diverse, quindi anche l'allenamento e l'alimentazione vanno personalizzate in base alla tipologia.